I know a passport, I know asilo here. I finger, my finger. Where are you from? I come from Afghanistan. Do you have identity card or some paper, some passport? No passport. The 7 day is coming to Ostora and fingerprint. Trieste, porto orientale dell'Italia, accanto alla stazione centrale, i ruderi dell'antico porto sono diventati una baraccopoli dove chiunque può entrare e uscire liberamente, senza alcun controllo. Questa è una baracca dove ci hanno detto vivono tra le 10 e le 15 persone, ogni notte va sotto queste arcate, ci sono tanti altri insediamenti. Non sappiamo chi sono. Non è che hanno proprio documenti veri e... come ce li abbiamo noi, una carta d'identità vera che si sa chi è, diciamo da parte di una sicurezza di uno Stato, di un paese, di una città, sì, deve un po' spaventare. How long have you been in Italy? One year. Do you have some documents? My documents is no all, the complete documents. Negli ultimi mesi siamo già al terzo tentativo di sgombero, ma regolarmente qui tornano a spuntare le baracche. I centri di accoglienza sono al collasso, ma molti, ci dice questa donna che non vuole apparire davanti alle telecamere, preferiscono comunque tenersene alla larga. Ho sentito la roba della Francia, mi ero un attimo spaventato di sta... Allora volevo ben che capire che questi qua si accampati qua tanti anni, non lo si capisce ben perché. È un pochettino di timore. Non si sa cosa fanno in questo paese, non si sa cosa sono venuti a fare, chi sono, perché vengono qua, cosa cercano dal nostro paese. È triste che non vogliono assolutamente farsi riconoscere. In questa terra di confine, i fatti di Parigi hanno aumentato la paura che di qua possano entrare o uscire persone pericolose che si nascondano tra questi disperati, approfittando della mancanza di controlli. Do you know what happened in Paris last Friday? No, because we doesn't have a TV or another things, so how can we know about that? Comunque ci sono fra loro le persone che pensano come quelli che hanno fatto in Francia, no? Lei crede? Io credo.